Continuo la gita, dopo il passaggio al rifugio e la partenza da Foresto, siamo sulla cima Lubot, 1603. Ecco Giovanni, qui c'è la croce, là c'è il castello di Gavala con tutta la sua cresta, vedete? E qui c'è il sentiero in mezzo a quella guglia e poi si passa tutto su quelle cenge infilandosi nel bosco, poi con un traverso sotto il Monte Tovo si scende giù al rifugio e da Foresto. Comunque 14 maggio 2013 l'arrivo su questa cima è stata effettuata in 2 ore e la giornata è un po' con qualche nulla. Adesso riprenderemo, là c'è il Bec d'Ovada, riprenderemo il nostro cammino verso il castello di Gavala. Allora lì c'è il Monte Barone, ecco qua il Monte Barone, e boh, qui c'è la croce, lì c'è il libro di vetta. Mando i saluti, 14 maggio 2013 dalla cima a Luot, 1603, in 2 ore da Foresto, in compagnia di Giovanni. Ci sentiremo dopo sul Gavala, arrivederci. Ecco tutta la cresta che porta al castello del Gavala. Eccolo là in fondo, ci sono ancora tutte queste piccole pinacoli e poi la parte terminale. Siamo sul castello di Gavala, eccolo qua. 1827, ecco qui la targa, castello di Gavala, lì vedete tutta la cresta che ci ha portato da Luot qua, lì si sta sollevando un vento, si sta chiudendo il tempo, e la vera cima, lì ci sono tutti i pinacoli. Allora, che dire, dalla cima Luot al castello in 55 minuti, e da Foresto arrivare qui 3 ore, 14 maggio 2013, 3 ore da Foresto attraverso lo Luot fino al castello di Gavala. Vedi qua che mi inquadri tutta la cresta. Dai, parla. Ci vede la cresta dietro. Ecco qui la cresta. Qui il castello di Gavala. Qui però in 55 minuti di là. E mando il saluto. È una giornata che è diventata fresca. E salutiamo per la prossima gita. Qua il Bec d'Ovada, tutta la sua cresta. L'ultima panoramica, lì c'è il Monte Barone, qui c'è ancora Giovanni e qui c'è tutta la nostra cresta. La giornata finisce qui e un saluto, alla prossima. Ecco che continua tutta la cresta dal Gavala, del monte del castello Gavala, ma qui alla Luot è stata completata. Adesso scenderemo verso la base del Monte Tovo, eccolo lì, qui c'è di nuovo la croce del Monte Luot, noi scenderemo lì, riprenderemo i boschi e un traverso sotto il Monte Tovo, poi ci butteremo giù presto. Con questa immagine conclusiva di questa gita, allora, da Foresto alla Luot, alla cima castello di Gavala e al ritorno di Luot sono la bellezza di 3 ore e 50. Allora, con questo chiudiamo e vi faccio vedere l'ultima panoramica. Ecco qui, guardate, qui è la cresta del Luot che va al Gavala, qui c'è il libro di vetta. Niente, noi passeremo in mezzo a questi intagli, gireremo dietro col costrone e riprenderemo le tracce
su quei pinacoli. E un saluto e alla prossima.